La luce è l'elemento forse più importante nell'opera di Piero della Francesca e sappiamo dalle fonti, ma anche dalla critica contemporanea, che la pittura di Piero è definita pittura di luce, quindi restituire a una nuova luce esterna che aiuti i visitatori a vedere il capolavoro di Piero della Francesca qui ad Arezzo, cogliendo quei valori di forma, di prospettiva, di colore e di luce interna che sono tipici della sua arte, è importantissimo. La leggenda della Vera Croce, il capolavoro di Piero della Francesca, si accende di una nuova luce grazie ad un nuovo impianto di illuminazione progettato dall'architetto Stevan e realizzato in collaborazione con il direttore della Basilica di San Francesco e di cui Iguzzini è sponsor tecnico. Siamo partiti da alcune sessioni sperimentali dove abbiamo provato con delle apparecchiature, con degli apparecchi costruiti appositamente per questa sperimentazione, abbiamo provato varie possibilità, fino a quando non abbiamo trovato la temperatura di colore, quella che ci soddisfava di più e che consentiva la percezione anche di quelle tonalità di verde, di azzurri che prima non si potevano leggere correttamente. Fatto questo, abbiamo poi ricercato sul mercato un chip LED con queste caratteristiche ed è stato utilizzato per realizzare questa serie speciale di proiettori. Una nuova illuminazione dunque per il ciclo degli affreschi che si trova nella Cappella Bacci della Basilica di San Francesco per valorizzare ancora di più la pittura chiara e terza di Piero della Francesca, consentendo così ai visitatori di beneficiare al meglio delle meravigliose suggestioni dell'opera. Chiaramente proprio la luminosità diffusa del colore e della pittura del Piero della Francesca assume un valore completamente diverso. La cosa importante è proprio far capire, far vedere, far toccare con mano, se si può dire, no, una cosa invisibile come la luce, che si vede agli occhi ma non è tangibile in termini, che tipo di forza può dare, no, ai capolavori che noi come italiani deteniamo. Un intervento che inoltre consente di ridurre in maniera significativa i consumi energetici dell'80% grazie alla maggiore efficienza degli apparecchi a sorgente LED con un conseguente abbattimento dei costi di manutenzione. In più siamo riusciti a spostare la posizione degli apparecchi in un punto dove non dia ingombro ai visitatori, ingombro fisico e anche visivo, perché il vecchio apparecchio entrava nel campo di vista dei visitatori.